Una domanda che mi viene fatta spessissimo è: Andrea, ma come fai a mettere il telo pacciamante bello teso e tirato nel tuo orto? Beh, oggi con questo video provo a risponderti. E ciao a tutti amici del cappello di paglia, sì, avete capito bene, in questo video andiamo a parlare nuovamente di telo per pacciamature. Il telo per pacciamature infatti per me è diventato fondamentale, in quanto grazie ad esso riesco a risparmiare tantissimo tempo che invece avrei dedicato a levare le erbacce intorno alle mie piantine dell'orto, e riesco a risparmiare anche tantissima acqua, perché in abbinata con l'irrigazione a goccia l'acqua utilizzata per le mie piantine è veramente diminuita drasticamente. Scegliere un buon telo da pacciamatura è fondamentale perché vi durerà più nel tempo e sarà molto più facile da installare. Io infatti mi sono fatto mandare questa bobina da 400 metri dalla Di Giulio SRL, chiaramente vi lascio qua giù sotto il link in descrizione per questo materiale. Telo biodegradabile ha due caratteristiche principali di differenza dal telo normale. La prima è che è più fine, quindi dovremmo stare un pochino più attenti nell'applicazione perché essendo più fine è leggermente più delicato, però niente di preoccupante. La seconda è che proprio essendo biodegradabile, una volta finito il suo ciclo, quindi una volta finita la coltura, potremmo lasciarlo nel terreno e tritarlo insieme al terreno senza arrecare alcun danno all'ambiente. Ma adesso basta con la teoria, andiamo proprio a vedere in maniera pratica come si applica il telo all'interno dell'orto. La prima cosa da andare a fare quando vogliamo stendere il nostro telo è decidere la distanza tra una fila e l'altra. Infatti io qui ho già una fila pacciamata e ora dovrò andare a decidere la distanza tra questa e la prossima fila che andrò a realizzare. Dato che la presa del mio motocoltivatore è circa 50 cm, io lascerò circa 70-75 cm di distanza tra una e l'altra, in modo che la presa riesca a passare nel centro e a pulire tutto il camminamento dalle erbacce. Una volta messo il picchetto da una parte e dall'altra, quindi in cima e in fondo al nostro solco, possiamo andare a prendere il nostro attrezzo. Io quest'anno ho comprato un attrezzino che è fantastico, che è questo qui. È un attrezzo studiato apposta per fare solchi, ma si può tranquillamente utilizzare anche una zappa normalissima. Quindi l'idea sarebbe quella di congiungere il primo picchetto qua su in cima e il picchetto laggiù in fondo con una linea retta. Quindi facciamo entrare l'attrezzo in terra e iniziamo a scavare il nostro solco. Non occorre che sia troppo fondo, tanto dopo vi farò vedere che non è il solco laterale che tiene il telo. Come puoi vedere, il solco non è venuto neanche tanto malvagio. Per essere il primo colpo è venuto anche abbastanza dritto, forse un pochino lì nel mezzo bisognerebbe raddrizzarlo un goccino, però sono già soddisfatto. Ora, dato che il nostro telo che abbiamo acquistato è largo un metro, dovremo andare a calcolare un metro da circa il centro del solco che abbiamo appena realizzato, perché chiaramente un pezzettino di telo dovrà essere sotterrato, quindi non abbiate paura, stiate anche un pochino abbondanti, non proprio nel mezzo ma anche un pochino fuori, e calcoliamo un metro. Qui dove sarà il metro dobbiamo andare a fare il nostro solco, anche magari a 95, in modo da avere un pochino più di materiale da poter sotterrare. Più o meno in questa zona qui dovremo andare a fare un altro solco parallelo a quello che abbiamo appena realizzato. Una volta fatti i due solchi a un metro di distanza uno dall'altro, dobbiamo andare a pareggiare i due cumuli che abbiamo creato all'interno, uno di qui e uno di là, in modo che quando andremo a mettere il telo la superficie sotto sarà perfettamente pari. Una volta finita di rastrellare la superficie, il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Una cosa importante da sapere è che se prendete un telo largo un metro, non potrete avere chiaramente il bancale largo un metro, perché il metro viene considerato dal centro del solco al centro del solco, in modo che il telo venga coperto un pochino di qui e un pochino di là, quindi il bancale sarà di circa 75 cm. Quindi se avete necessità di avere un bancale più largo per un certo tipo di coltura, dovete prendere un telo più largo di un metro. Una volta arrivati a questo punto, ovvero con i due solchi fatti e la superficie rastrellata, lato, dobbiamo andare a fare la lavorazione più importante quando mettiamo il telo, ovvero scavare le due trincee, quella di testa e quella di coda, che ci aiuteranno a tensionare il telo in fase di posa. Quindi ora per prima cosa andiamo a scavare una bella trincea profonda circa 10-20 cm qui in testa.
Cosa fondamentale quando scavate le due trincee è buttare la terra all'esterno, non all'interno dove andranno le piantine. Questo perché questa terra qui ci servirà per fare da contrappeso al telo una volta che andremo a metterlo all'interno della buca e andremo a stenderlo lungo tutto il filare. A questo punto non è ancora il momento di andare a prendere il telo, ma dobbiamo prendere la nostra manichetta o ala gocciolante che abbiamo preventivamente predisposto e fatto l'impianto, chiaramente vi ho fatto il video se non l'avete visto andatevelo a vedere, e la dobbiamo mettere all'interno nella parte dove andranno a stare le nostre piantine. Altra cosa fondamentale è non andare a piegare la manichetta, perché se andrà a essere piegata in questa maniera qui l'acqua non passerà più e vi si irrigherà praticamente solamente metà del vostro filare. Arrivati a questo punto è giunto il momento di andare a prendere il nostro telo e dobbiamo andarlo a posizionare prima di tutto nella prima fossa da una parte o dall'altra dove vogliamo iniziare. In pratica dobbiamo andare a centrare la larghezza del telo nei due solchi, praticamente il telo arriverà da una parte al centro solco e dall'altra al centro solco, e dobbiamo andare a mettere il capo del telo dentro la nostra fossa in modo da poterci buttare della terra dentro. Andiamo a pressarla un pochino con i piedi in modo da far aderire benissimo il telo in tutti i punti, in modo da tenerlo ancora più fermo. Questo ci servirà perché una volta srotolato fino in fondo dovremmo andare a tensionarlo, quindi a tirarlo e andare a fissarlo nella fossa che avremo dall'altra parte. Quindi nel momento in cui noi tiriamo, se non l'abbiamo fissato bene in questo punto qui, verrà via. Cosa importante da fare è mettere il telo in modo che si possa srotolare facilmente, diciamo con il telo già srotolato che arriva dalla parte sotto della bobina. Una volta steso il telo su tutto il nostro filare, dovremo praticamente andare davanti alla nostra trincea a prenderlo, a tirarlo un pochino su, a centrarlo su tutto il nostro filare, a tensionarlo un pochino, non abbiate paura a tirare, se il telo non è lesionato regge abbastanza bene, poi andiamo a pigiarlo un pochino così con le mani e ci andiamo a tirare dentro tantissima terra in modo da fare contrappeso. Una volta che avremo messo la terra sufficiente, andiamo a srotolarlo un altro pezzettino e andiamo a reciderlo con un coltello, oppure così come sto facendo io con le mani, e andiamo a finire di buttarci sopra altra terra, in modo da tenerlo ancora più fermo, abbondate, in modo che vi stia fermo anche nel tempo, anche se dovesse prendere un pochino di vento. Il risultato dopo questa operazione dovrebbe essere più o meno questa. Abbiamo il telo tensionato in questa direzione, è venuto praticamente tutto a righe, però non c'è problema perché dopo, quando andremo a tensionarlo in modo laterale, andremo a stendere anche le righe e verrà praticamente una tavola da biliardo. Quindi dovremmo andare a tirare un pochino da una parte, un pochino da quell'altra il telo e bloccarlo con la terra in modo che stia perfettamente pari. Io solitamente uso questa tecnica: prendo un piede, lo metto sopra al telo e vado a prendere un pochino di terra con la zappa e ce lo butto così lateralmente e procedo in retromarcia praticamente. Metto il piede, tiro il telo e metto sopra la terra, e la terra andrà a bloccare il telo in posizione dove l'ho messo. Un pochino chiaramente ritornerà indietro perché è un po' elastico, però poi dopo, quando andremo a fare anche la solita cosa dall'altra parte, vedrete che tutto il telo diventerà praticamente pari. Oh, e una volta finito di rincalzare anche la parte laterale, il risultato deve essere questo: un telo bello teso che sembra una tavola da biliardo. Chiaramente è un pochino increspato perché sotto ci sono un pochino magari di zollette di terra un po' più grosse che affiorano, però ecco, deve essere bello tirato in modo che anche il vento non riesca a sbatterlo. Infatti rincalzarlo dalle parti ha due obiettivi: quello di tensionarlo, quindi di farlo anche più bello esteticamente, ma anche di non fare entrare il vento sotto, perché se entra il vento sotto il telo vi si alza tutto e vi si spacca. Invece rincalzandolo dalle parti il vento non riesce ad entrare perché incontra la terra e il vostro telo durerà per tutta la stagione. Quindi siamo giunti alla conclusione, io spero che questo video vi sia stato utile, perché se l'avessi visto io quando iniziai a mettere il telo che mi veniva tutto increspato, avrei risolto veramente tanti problemi. Quindi spero di esservi stato utile, di avervi risolto questo piccolo problemino. Se il video ti è piaciuto, chiaramente iscriviti qua sotto al canale, ti lascio il link per questo telo da poter acquistare anche l'ala gocciolante sotto in descrizione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao farmer!